Ok ragazzi, bentornati ad una nuova parte di Pokémon Smeraldo. Come vedete qua è iniziato veramente il finimondo, ci sono diluvi e poi ondate di caldo dovute al risveglio di Groudon e Kyogre. Ok, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, scusate, andare qui. A Cenerite, quindi dobbiamo fare un bel pezzo di strada, andare su per il percorso 127 e poi a sinistra sul percorso 126. Bene, non perdiamo tempo e dirigiamoci verso la destinazione. Ah no, è già ancora attivo Airplay di prima, perfetto. Poi le esploreremo dopo queste aree dove si può usare sub. Per adesso freghiamocene. No, anzi no, 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 freghiamoci niente. Io li batto gli allenatori. Vediamo quali Pokémon posso batterli. Breloom va bene. Adesso velocizzo un po' ovviamente la lotta. Stramontante. E stramontante. Il tempo può variare, ad esempio, cioè anche nelle lotte. Ad esempio, io ho lottato con questo allenatore quando c'era questa ondata di caldo. C'è questa allenatrice e la sfido con la pioggia. Uso botte in testa. No, cazzarola, uso paralizzante. Anche ricarica botte, merda. Devo usare per forza l'antiparalisi. Uso acido che è super efficace, botti in testa. No, stavolta non me la fai. E Azumarill che è anche potenziato dato che ci sono le mosse di tipo. Cioè, scusa, c'è la pioggia. Però non può fare tanto contro le mie mosse di tipo erba. Contro, vabbè, mega assorbimento. Non è che abbiamo tanto delle gran mosse, però può bastare. Va bene, dai. Percorso 127, adesso ci dirigiamo a sinistra. Allora, botto in testa e l'assorbimento. Ok. Allora, Cenerite. Adesso andiamo a vedere un attimo. Lui, quindi effetto serpente, vabbè, ne usiamo un altro. Cenerite si trova in prossimità di questa roccia bianca, potete riconoscere la via se trovate questa roccia bianca. Allora, di questo allenatore non me ne frega adesso, lo batteremo dopo. Usiamo sub qui e andiamo qua. Risaliamo. Ci ritroviamo a Cenerite. Come vedete ci sono sia Groudon che Kyogre che sembra che stiano combattendo. Da sentire la musica di sottofondo, bellissima. Si sembra che stiano lottando, in un certo senso. Alza un po'. Come vedete, i due capi dei team non riescono a controllare i leggendari nonostante abbiano le sfere blu e rossa. Allora adesso cosa c'è da fare? Dobbiamo andare qui. Parliamo con Rocco. Che ci porterà in un altro posto di Cenerite. Qua. Praticamente qui c'è la Grotta dei Tempi, sorvegliata da quest'anziano che non ci lascerà mai passare. Cioè ci lascerà passare questa volta, ma mai più. E quindi dobbiamo
andare nella grotta dei tempi a cercare Adriano, che non è Adriano Nuovo il Re, ma è Adriano il capo della Lega Pokémon. Allora, quando ci chiede dove si trova Rayquaza, diciamogli Torre dei Cieli. Andiamo verso la Torre dei Cieli, allora. C'è un bel pezzo di strada comunque da fare per andare fino là alla Torre dei Cieli. Perché se adesso guardiamo il Pokénav. No, scusate. Ok. Cioè, dobbiamo arrivare fin qua. Quindi bel pezzo di strada da fare. Quindi io adesso velocizzo in modo da non perdere tempo. Facciamo sub. Perfetto, adesso qua io esco dall'acqua. Usiamo un repellente. Repellente max. Tanto battiamo anche gli allenatori, è molto importante. Non trascuriamo mai l'allenamento. Ok, allora. Quindi adesso andiamo in basso, se questa qua ci lascia passare. Sì, vabbè, incontriamo anche degli allenatori che io voglio sfidare, però. Rayquaza non lo dovremmo affrontare, ma io mi alleno per l'ultima palestra, ovviamente. Dai, su, diamoci da fare, mamma mia, questo qua è un doppio senso, vabbè. Usiamo fango, perfetto. E qua, ah, Sharpedo. Sharpedo sarebbe l'evoluzione di Carvagna, per chi non lo sapesse. Tutti questi allenatori io li dovrei battere fuori dal video, perché altrimenti qua perdiamo troppo tempo. Ok. Vediamo dove siamo adesso. Andiamo sul Pokénav mappa. Ok, dobbiamo solamente andare a sinistra così, però. Io, dato che gli allenatori non li voglio battere subito, cerco di evitarli in qualche modo. No! Vabbè, questo qua mi ha sorpreso. Fango. Nuovo fango, ok, avvelenato. Fango ha una probabilità discreta di avvelenare il nemico. No, come ha fatto? Mamma mia, come ha fatto? Vabbè, Sfia l'ha avvelenato, quindi perfetto. No! Porca miseria! Ma come fanno? Cristo, mamma mia! Come si fa? Vabbè, dai, l'importante è che Swalot adesso al 46. Quindi, vabbè, in un certo senso ci fa anche incomodo. No, adesso questi qua non li sfido. No, mi dispiace, non mi coglie la sprovvista. Questo invece sì. Allora, vabbè, dai, lasciamo perdere questo. Usiamo Psychic. No, Psichico no, dai, troppo potente. Invece contro la punta cruel va bene. No, adesso non si deve andare di qui, ma si deve andare per di qua. Ok. Benissimo, siamo arrivati alla Torre dei Cieli.
ci sarà Adriano. Andiamo. Dobbiamo sbrigarci ad arrivare in cima, ma non vi preoccupate che per adesso arrivare in cima sarà una sciocchezza, veramente. Come vedete la catastrofe climatica ha raggiunto anche questo luogo, quindi dobbiamo anche un po' sbrigarci. Tenete sempre attivo un repellente, perché si trovano dei Pokémon veramente forti qui, a livello anche 48 mi pare. Quindi per adesso vedete che sembra una sciocchezza salire in cima, infatti è una sciocchezza, ma poi quando tornerete indietro per prendere Rayquaza sarà molto più difficile. Allora io qua ho fatto una... no, non ho fatto nessuna pettinata, no. Vado qui, perfetto. Bene. Velocizzo ovviamente. Ok, siamo arrivati in cima alla Torre dei Cieli. Adesso avviciniamoci a Rayquaza. Non vi preoccupate, non dovete affrontarlo, quindi... ok, Rayquaza si risveglia e vola via. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo volar via anche noi. No, non surf, volo. Ce ne ride. Bene. E adesso alzo un po' il volume. Come vedete, Rayquaza ha mandato via Groudon e Kyogre con la luce verde, cioè col suo potere. E a Cenerite, così come in tutto il resto della regione di Hoenn, è tornata la pace, diciamo. Praticamente... adesso noi dobbiamo parlare con il capo del Team Magma e il capo del Team Idro. Ok, ci dà la MN07 che se non erro contiene cascata. Sì, esatto. Però dobbiamo avere la medaglia pioggia prima di ottenerla. Cioè, scusate, prima di saperla usare, poterla usare. Va bene. Possiamo entrare in questa palestra. Ma non la sfideremo in questa parte, ma la sfideremo nella prossima. Ok, votate, commentate, iscrivetevi e ciao a tutti. Ciao.